serata, prima di passare la parola ai relatori e di fare due parole per il circolo, perché chiaramente non ci conosce. Il circolo Culture e Arte, che ha 36 anni di vita, che è stato fondato nel 1979, però da semplice a questa parte si è rinnovato completamente, aprendo anche al pubblico, cose che prima invece non succedeva, e quindi si sta cercando di rialzare. Tra i nostri soci abbiamo tanti artisti pittori, ma anche non pittori, cioè solo gli amanti dell'arte e della cultura. E quando parlo di cultura intendo quell'amore per la sapienza, come dicono i greci, filosofia. La cultura, come voi ben sapete, non ha limiti, si muove a 360 gradi, può andare proprio dalla letteratura, a parte l'arte, ma la letteratura, la storia, filosofia, musica, giurisprudenza e quant'altro. Quindi noi ci auguriamo che questo nostro circolo possa riempirsi di maggior numero sempre di soci. Detto ciò, la serata si articola in due parti. Una prima parte durerà una ventina di minuti, ci sarà la presentazione di quadri di alcuni nostri pittori che vedete esposti. Sarà il maestro pittore, scultore, Pantaleo Cretì, che esporrà un attimino questi quadri. Dopodiché la parola passerà alla nostra recente socia, Paola Mascolo, che presenterà innanzitutto il suo primo romanzo, che è questo che vedete, Scrivere Paloma, ma non so entrare in mezzo perché dialogherà con due suoi colleghi, che Paola Mascolo, oltre ad essere laureata in filosofia, è cronista del giornale della provincia di Como, e i due colleghi con i quali dialogherà sono il vicepresidente della provincia, che è il Bruno Propazio, e il giornalista Mario Sciani, che è qui decisamente alla mia destra. Quindi dialogherà con loro sul libro. Quindi non voglio rubare altro tempo e lascio subito la parola al maestro Cretì per l'illustrazione di qua. Grazie. Buonasera, allora io penso di non avere bisogno perché ho una voce sentore abbastanza si sente bene. Niente, io sono stato invitato dal presidente, sì, mi arriva la telefonata, dice ti piacerebbe presentare dei pittori. Ho insegnato per 35 anni parlando di storia dell'arte, quindi ho detto va bene, perché no? E allora sono qui. È bello, vedo che c'è tanta gente, poi c'è questo libro che mi pare che io non lo conosco, non sono una signora, però ho letto qui, mi pare che si tratta della quotidianità questo libro, no? Insomma, eccetera. E poi i pittori mi hanno detto che in qualche modo sono entrati o dovevano entrare nel contesto del libro, vabbè. E quindi loro, ognuno ha fatto in modo proprio, no? E quindi risulta una cosa eterogenea e anche interessante, ci sono delle cose belle, insomma, anche mature di gente che si vede, che lavora, che lo fa con passione. Che dire, la contemporaneità è qualcosa di bello, di aperto, voglio dire, tutti possiamo diventare artisti in qualche modo, ma non artisti nel senso che devi dipingere per fare le mostre, per diventare famoso, per sgomitare, come un po' si fa, insomma, travisando il senso di questa libertà che ci hanno concesso, insomma, no? Questa libertà viene da lontano, insomma, e non è solo l'arte così, no? È la conquista sociale, insomma, e parte da lontano con gli impressionisti, diciamo, va bene? Gli impressionisti sono i primi pittori che non lavoravano per, no? Per chi si lavorava prima, o per lo Stato, per la malattia, per la grossissima cosa che sia, o per la chiesa.
che ha lasciato delle cose bellissime, ovviamente. Però da allora l'artista diventa indipendente, autonomo e rischia sulla propria pelle, insomma. E così è nata la grande avventura, insomma, del Novecento, con artisti che hanno fatto storia, insomma, no? Che poi sono entrati nella leggenda, Modigliani, tutta la letteratura che si è sviluppata intorno a questo artista, insomma, no? Che per un piatto di minestra dava via un disegno, eccetera, eccetera, insomma, il povero Van Gogh precedentemente, eccetera. Vabbè, per tornare a noi, insomma, quindi è una meravigliosa avventura quella del Novecento, della seconda metà dell'Ottocento e del Novecento e adesso del nuovo secolo. Quindi questi artisti, me compreso, perché anch'io sono un artista, insomma, non è che abbiano, cioè dico, si lavora nel verificato, no? Purtroppo per noi, insomma. Qui nessuno è vergine, no? Diciamo così, perché tante, adesso la tempo, e tutti dipendiamo da qualcuno, tutti siamo figli di qualcuno. Lo stesso grande Picasso, no? Il cubismo probabilmente non sarebbe nato se non avesse visto le maschere, insomma, no? Dell'arte africana. Oppure il suo espressionismo e sono i dipinti di Lautrec, no? Quell'incisività, quel graffiare di Picasso, delle prime cose figurative. Beh, aveva visto Lautrec, insomma, no? Quel povero disperato, eccetera. Quindi, che dire qui, insomma? Qui il primo quadro è del signor Salvatori. Non è male, insomma, ha una buona tecnica, è bravo, una sorta di surrealismo, e questa tartaruga che dialoga con questa modella, con questa signora, in questo spazio intrigante ed elegante. E quindi è una cosa giusta, diciamo. Poi Bognolo, ho avuto modo di scambiare due parole con questo signore, è uno che lavora la terra cotta, che ha fatto tante cose, e qui questa sorta di affresco tirato giù da una parete sembra che il tempo abbia in qualche modo, no, lavorato anche lui. Ed è interessante questa cosa del tempo, perché le cose, quando il tempo, niente è eterno, lo sappiamo bene, insomma, no? Noi che vogliamo essere eterni, sempre al topo, niente, il tempo sistema tutto. Basterebbe, no? Io dico sempre una scorreggia del Padre Eterno, i terremoti, no? E tutto finisce, quindi è vero sta cosa, insomma, questa cosa, quindi mi rimando ai reperti archeologici, quelle cose belle dove veramente sono state consumate dall'umidità, del tempo, eccetera. Poi qui abbiamo Bugliotta, una sorta di informale, colorato, anche questo interessante. Poi c'è la Cagnone, fa uso di materiali nuovi, resine, insomma, no? Però poi ho visto delle sue fotografie nel bosco, insomma, quindi deve essere qualcuno che lavora con la natura, insomma, no? Impegnata in questo tipo di ricerca, questi vortici, questo girare intorno a un centro. Poi in centro qui abbiamo, chi è questo signore? Biondi, che è una lamiera tagliata, interessante, probabilmente rimanda anche un po' a Fontana, al taglio di Fontana, però è usata in maniera diversa, così, in maniera concettuale e decorativa, ecco, è una cosa che si fa vedere. E molto decorative queste cose, se ingrandite in spazi architettonici, e poi mi pare che questo signore sia un architetto, no? E quindi si sente questa sua propensione a, come dire,
sistemare le cose in modo elegante, decorativo. Mattanò invece è un po' un gioco sulla pittura a pittura, sembrerebbe quasi una finestra, insomma, dove si intravede un paesaggio, non lo so, delle figure, adesso non vedo bene. Comunque è tutto giocato su questi toni, sulla pittura, un ritorno un po' alla pittura, insomma, no? Anche questo è un discorso interessante, perché negli anni 70, se non facevi l'informale, eri un acquistato, insomma, no? E poi, invece, negli anni 80, abbiamo visto che la transavanguardia ha ristabilito le cose, insomma. E la transavanguardia è un movimento internazionale, è l'ultimo movimento internazionale che ha avuto l'Italia, insomma, dopo il futurismo del 1907-10. Quindi il ritorno alla pittura non è male. Poi dopo lì c'è il quadro del presidente Tannhofer. Lui è tecnologico, lavora col computer, gioca con i colori, li dilata, li restringe, è come se fosse un calendiscopio colorato, insomma. E sono cose interessanti, che quelle da piccoline potrebbero diventare grandi in maniera interessante. Poi c'è Bedot, la signora che conosco, che è venuta a trovarmi in studio, e anche lì è interessante, se cose aperte. C'è tanta aria, insomma, pur trattandosi di un particolare, vedi, questo particolare si espande dando respiro alla cosa, è una cosa niente male, insomma. Poi, per ultimo, Battaglia, che anche questo deve essere un architetto, mi pare, vabbè, nessuno glielo toglie, è il titolo. Era una cosa, ma rispetto a quello, per esempio, che un architetto è più consono, qui lo vedo più una ricerca, insomma, più una ricerca di tipo serigrafico, alla Warhol, insomma, no, comunque molto interessante, e fotografico, direi, cioè cinematografico, più che altro, ecco, che fotografico, come se fosse un rullino. Ecco, questo è quanto. Chiudiamo, basta, mi passa il presidente. Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti. Il tema di questa serata è appunto la quotidianità, e un po' quello da cui è nato anche scrivere Paloma. Adesso passo la parola a Mario che lo descriverà in breve. Molto brevemente, e poi chiacchiereremo un pochino, magari se ci sono anche delle curiosità su quello che andremo a dire, alzate la mano, intervenite, è molto solo piacere, grazie. Facendo la professione comunque per lo scrivere per informare, pensano che il salto allo scrivere per informare sia conseguente, facile, in qualche modo comodo. In realtà non è così, perché anche in testi molti giornalisti che si danno alla narrativa si nota il problema, che è quello di
la tentazione a cui cedono sempre di narrare un fatto, raccontarlo come farebbero da cronisti, cioè prendendolo in tecnico, tutti i dettagli, velocemente spiegandolo, come dire, per tornare all'arte con però grandi pennellate rapide per tracciare grandi segni, mentre narrare ha un registro completamente diverso. Il cronista racconta un fatto, lo scrittore lo fatto lo crea e quindi introduce nello scritto quello che vuole che sia percepito, quello che vuole che si sappia, e fa un grosso lavoro anche di non dire, cioè di lasciare intuire, lasciare spiegare, lasciare immaginare. Per cui, ripeto, cioè, in me c'era sicuramente questo piccolo grande pregiudizio del giornalista che scrive. Lo dico con cognizione di causa perché la tentazione qualche anno fa ho ceduto anch'io di pubblicare, scrivere un libro, per cui sono colpevole, tra virgolette, anzi io forse colpevole, lei no, comunque quanto Paola, di aver ceduto a questa cosa. Però leggendo il libro di Paola mi sono accorto che sono stato conquistato dall'entusiasmo che ci ha messo, e tanto è vero che l'ho letto veramente in un fiato, sono cose che si dicono ma in questo caso è assolutamente la verità, un fiato è l'espressione giusta per descrivere la lettura del suo libro, trovandoci soprattutto il coraggio di mettere molto di se stessa. È forse il primo libro che vedo che è autobiografico fin dalla copertina, fin dal disegno di copertina, non ho mai visto altrettanto così, rappresentazione di se stessa, ma lo dico perché ci vuole coraggio a mettere se stessi, molto di se stessi, in un romanzo, in una narrazione, in una storia. Mi ha fatto venire in mente la lettura di questo libro, quello che ha scritto, l'ho letto anche tanti anni fa, che ha scritto un grande critico che viene merito, è scomparso in Italia, un bene merito per la diffusione di tanta letteratura, di tanto fumetto di qualità, che era Oreste del Buono. In una prestazione a una raccolta di racconti di Raymond Chandler, era una raccolta di racconti in cui giovanili, in cui nasceva piano piano l'unico ma grande personaggio creato da Chandler, che è un investigatore privato, Philip Marlowe. Vedo che mi guardi strano, lo so che è strano, ma vedrai che da qualche parte arriva. Perché lui diceva che Marlo era la proiezione stessa di Chandler, quello che lui non riusciva a essere nella realtà lo proiettava in questo personaggio, cioè questo personaggio rappresentava sulla pagina i valori morali, eroismo quasi romantico, quasi da cavaliere di capo e spada, che nella realtà moderna già vissuta da Chandler erano tramontati, erano difficili da vivere. Infatti Marlo nei miei romanzi si fa picchiare, si fa torturare, si fa sparare, pur di rimanere fedele al patto, alla consegna che ha con il suo cliente che intende servire. Un po' così è il personaggio di Paola nel libro. Io credo che la Paola del libro della Paola non ci sia meno distanza che procede. Però in qualche modo rappresenta una creatura che rappresenta lei sulla pagina, cioè esprime apertamente spesso, con un pizzico di sfacciataggine e di insistenza che può essere solo letteraria, perché nella vita, per quanto sfacciate possono essere, dobbiamo sempre fare i conti con una certa diplomazia che dobbiamo mantenere con gli altri, i valori che Paola, per quello che la conosco, senza di rappresentare, cioè un certo mettere in discussione tutto, non accontentarsi della prima impressione, magari averla anche forte la prima impressione ed esprimerla, ma essere disposti a metterla in discussione. Questi sono personaggi, come quello di Paloma, che ci regalano il gusto della lettura, perché sono ci costringono ad amarli, perché li vediamo ad ogni passo ridiscutere la realtà che vivono, e costringere gli altri che incontrano a ridiscuterla. E proprio questo secondo me ci riallacciamo al tema della serata, cioè sono creature, personaggi eccezionali in contesti quotidiani e
aiutano a tirar fuori l'eccezionalità della quotidianità, costringono anche gli altri a esami di coscienza, a revisioni di se stessi, magari anche dolorosi, magari anche qualche volta non facili da affrontare. Mi piace poi il fatto che abbia trasmesso al personaggio la passione e la conoscenza della grafologia, perché è, come dire, una metafora, se vogliamo chiamarla così, veramente molto bella. Cioè Paloma letteralmente legge le altre persone, le legge perché dalla loro scrittura arriva a leggerle nell'intimo. Forse l'ho fatto sembrare un libro, non so, troppo astratto mentale, non è così, è una storia anche di sentimenti, di passioni e di istinti. Come prima domanda, e ho finito con la mia introduzione, voglio chiedere da dove nasce, non tanto questo personaggio perché credo che sia lo finito, ma il desiderio di metterlo sulla pagina, di trasferire buona parte di te stessa sulla pagina. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di tutto. Vediamo. Questo è il primo scherzo di Paloma, perché Paloma è una burlona. Allora, diciamo che il romanzo ho iniziato a scriverlo in estate, molto per svago, perché mi andava di scrivere una storia e di cimentarmi in qualcosa più lungo rispetto ad un racconto, perché finora avevo scritto solo dei racconti, e racconti brevi, volevo fare qualcosa di un po' più corposo. E l'avevo scritto con l'intenzione di partecipare al concorso letterario, quindi avevo creato una piccola storia che poi aveva partecipato al Premio Calvino. Da questa partecipazione al Premio Calvino poi sono iniziate altri tipi di competizioni letterarie, diciamo, da cui ho avuto diversi riscontri positivi. E poi la storia di Paloma è riuscita a passare anche così per un tantam tra persone, fino ad arrivare ad un editore molto in gamba, che è Francesco Zilei, qua in fondo alla sala, che ha deciso di pubblicarlo. Quindi questa è la storia del libro, diciamo, a livello editoriale. A livello personale, quando ho scritto Paloma, mi sono un pochino, ci sono tanti riferimenti autobiografici, è innegabile dirlo, però sono il punto di partenza, perché poi man mano scrivevo, mi accorgevo che comunque creavo dei personaggi che non esistevano, mi infarcivo di cose che calcavo molto, proprio quasi facendo una caricatura anche sia delle connotazioni del personaggio principale, che è Paloma, sia di tutti i personaggi che giravano intorno. Quindi sono gli stessi luoghi, il romanzo ambientato nella nostra zona, gli stessi luoghi, non so, i ristoranti in cui si descrivono delle scene, piuttosto che altre parti non esistono assolutamente. Quindi c'è solo un riferimento che fa pensare che potrebbe essere quel luogo, di fatto non è così. Chi lo legge, chi conosce bene la città, piuttosto che Brunate, dove c'è una parte, se ne può accorgere. Quindi diciamo lo spunto è proprio quello di quello che ho trovato intorno e di quello che ho vissuto, però l'intenzione era proprio quello di rendere eccezionale la normalità e quindi raccontare anche in modo un po' brioso, un po'. Mi è piaciuto anche quello che diceva Mario, è proprio un po' l'entusiasmo che carica la storia di Paloma, che poi non è nulla di eccezionale questa vicenda, potrebbe essere una vicenda che appartiene a tutti, perché proprio tratta da dei piccoli spunti del quotidiano. E poi il quotidiano è anche il senso un po' più lato. Quotidiano, io scrivo per un quotidiano, i miei due colleghi qua, grandi colleghi, fanno il quotidiano nel senso vero, lo compongono, selezionano quello che passa nella storia e che diventa poi una storia più lungo raggio, non solo quella dell'avvenimento che il giorno dopo non se lo ricorda più nessuno, ma che costruisce qualcosa che poi tiene un po' più, diciamo, il fondamento su cui si innestano tante piccole storie dentro di noi. Magari adesso passo la parola a Bruno. Ma
fare Bruno, perché noi ne abbiamo due. A Bruno Purpazio. Una prima domanda che volevo fare all'uditorio, questo prima di farla all'autrice del libro, è qualcuno l'ha già letto? Si alzate la mano chi l'ha letto? No, ok, allora posso dire qualcosa. No, è importante che se uno l'ha già letto, se uno si può tanto di magari. È bellissimo, è intrigante. Vero, vero. Scrittura sapiente, efficace, c'è ironia, intelligenza, insomma. Il libro è Parola durevole da 550 anni e ci arricchisce con l'intelligenza degli altri. E fatto accettato. Io purtroppo ho un impegno. Diventare, però grazie del pensiero. Grazie Silvia. Grazie, no, è vero questo. Sì, no, il libro l'ho letto anch'io, cioè io l'ho letto. Come Mario. Molti che mi esatto prima, però adesso c'è qui a disposizione quindi... dunque la cosa che io inizialmente volevo fare una domanda alla Paola, ma è poi la domanda che ha fatto Mario, per cui non voglio ripeterla. Invece volevo fare una brevissima considerazione sul fatto che è bella questa iniziativa di mettere insieme l'arte, senso lato, sono comunque la pittura, la scultura e la letteratura, la narrativa. È bello perché insomma, ci ricorda che non solo le persone parlano tra di loro, ma anche l'arte parla, cioè le varie arti parlano tra di loro. Quindi un quadro, un dipinto, una scultura ci richiama, ci può richiamare un romanzo, un libro e viceversa. Quindi vi faccio complimenti per questo abbinamento, quindi anche al presidente del circolo. Come piccola annotazione personale dico che questa evoluzione che c'è nel circolo mi sembra molto positiva, lo dico perché un po' così mi è capitato di conoscere parecchi dei soci precedenti, penso, che forse e tanto che qualche anno fa, adesso non ricordo esattamente la data, avevo partecipato a una serata a Villa Olmo in cui si presentava un libro che raccontava il trentesimo circa del circolo. Quindi questa apertura mi sembra bella e appunto bella anche questo incontro tra le arti, la capacità dell'uomo, la volontà, la voglia, il desiderio dell'uomo di comunicare, di esprimersi in modo artistico. Paola ci ha regalato un libro, io l'ho finito di leggere questa notte, c'era il Mario, si legge tutto in un fiato, non è una battuta, è vero, purtroppo io però ho fatto le tre di notte, mentre Mario un po' meno, la qualità, se, non è che posso dare, io non sono un critico letterario, quindi non mi compete un giudizio critico sul libro. Da lettore dico che ha un merito che insomma è invidiabile per qualunque produzione letteraria, cioè si legge facilmente, si legge con piacere, è una lettura che si fa così abbastanza diciamo tranquillamente, non è come dire, come ci sono purtroppo a volte degli autori che scrivono dei romanzi molto impegnativi, molto pesanti, ecco, questo è un libro, non è un libro leggero. Mi piacerebbe definirlo come un libro leggero, che non vuol dire che è superficiale. È leggero perché propone una visione dei personaggi, della vita, della storia, di tutte le cose, con questa leggerezza del vivere che è di Paloma e prima ancora però è di Paola. La cosa ovviamente che vi rivelo, lo dico, lei non me l'ha detto, però ho scoperto da solo, anzi me l'ha detto qualcuno. La protagonista di questo romanzo è Paloma Soloca, è un anagramma di Paola Mascolo, diciamolo subito, lei non voleva dirlo, anzi non l'ha scritto poi, però è così, quindi Paloma Soloca, che poi dentro nel libro, nel romanzo c'è anche la spiegazione, però non lo dice nel romanzo, non lo rivela, dice e fa tutta una storia romanzata, appunto la Spagna, di qua, di là, mia madre ha visto me, poi Picasso, poi allora, e voilà, e sono qua. No, attenzione, c'è
c'era pure di casa. Ecco, diciamo. Però per non farla lunga, ma per magari vediamo cosa può essere interessante per voi se non l'avete letto, capire ad esempio alcune cose del romanzo. È la storia di questa giornalista che ha un difetto incredibile, perché poi nel libro lei chiaramente dice che è perfetta, che è bravissima, dei suoi difetti dice soltanto una roba tipo che insomma la noia come l'inefficienza la rendevano nervosa, però tutto il resto invece va benissimo, una persona perfettissima. Ecco, però la cosa che devo dire, ci sono così, questa ragazza, questa scrittrice, questa giornalista prima di tutto, è una persona che prova dei sentimenti che sono molto moderni, molto moderni. Però la cosa che quindi in questo provare i sentimenti, secondo me in questo scrivere incontra persone. La persona più importante che incontra è Ushur Angelo Sacchetti. Dico Ushur perché non è chiamato così ovviamente, però perché è un piccolo imprenditore brianzolo, insomma, uno che ha avuto una bella idea, ha fatto fortuna relativamente, nel senso che poi la Paola appunto nel libro dice materialmente l'industria lotto degli stivali. Fatto sta che questa sufficienza con cui lei tratta questo persona, questo imprenditore, finirà poi per rivelarsi, come dire, un boomerang, perché poi invece ne rimane un po' conquistata questa eroina del romanzo. Come sottolineava Mario, è fondamentale la parte della, come dire, della grafologia, nel senso che non è soltanto la grafologia come strumento o come possibile modo di entrare in contatto con le persone per quella sfera che magari non rivelano, cioè quella sfera che ciascuno vorrebbe tenere nascosta, no? Quindi è una specie di lettura dell'inconscio attraverso i segni grafici. Però non è solo questo, perché poi lei giustamente, e in modo devo dire prezioso per me che non conoscevo, inserisce anche due o tre teorie, anzi diciamo due teorie sulla grafologia, che sono anche, come dire, hanno un forte contenuto filosofico secondo me. Molto... Però non la faccio lunga, vi dico solo appunto di questa ragazza, di questa giornalista che incontra questo Sacchetti e vabbè, poi succedono le cose. Succede tutto qua a Como, anzi in realtà prende anche un fra Cristoforo, cioè un fratello, se ricordo bene, e via d'altra. Però, prima domanda, ma scusami, l'idea dell'anagramma è tua o poi di qualcun altro? Allora, veniamo subito dal caso. Allora, l'idea dell'anagramma viene da un collega che è in pensione, che si chiama Giorgio Sperattico, che quando scrivevamo delle cose ci dovevamo scambiare appunto delle note di lavoro, lui mi faceva questi giochetti, mi metteva sempre appunto degli anagrammi, e da lì allora scrivendo mi è restata, perché mi chiamo dentro, come la chiamiamo questa qua, la chiamiamo, poi Paloma ha un nome molto appunto, un suono dolce, dava l'alto contrasto con un po' l'idea, il clima industriale un po' grigio della periferia di Como, dove non c'è il lago, dove non c'è la breva, non c'è niente, e dove fa solo caldo perché il romanzo è ambientato in estate, e quindi nasce semplicemente da lì, era proprio... Ma in tutta la storia ci sono tanti spunti che poi volgono in modo abbastanza strano nel loro posto, perché appunto anche solo lo stesso riferirsi a questo personaggio maschile, che è un po' la somma di tutte le cose che mi danno fastidio in ipotesi in un personaggio. Poi hanno una svolta proprio in antidromica, come tutto quello che spesso ci accade, dobbiamo imparare anche ad affrontare le svolte che vanno proprio all'opposto dalla direzione da cui sono partite. E da qui anche appunto il riferimento ancora alla quotidianità sempre più forte. E così per il... No, domande più difficili.
funziona il mercato, ma la Paola, sì, la Paloma nel romanzo dice vabbè sì. Ecco, questo perché ha fatto la fortuna con, ha fatto la fortuna con, dei, con dei, delle confezioni per i profumi, Leo Shopper, segreti profumati. Il bello è che quando si incontrano, naturalmente nasce una, cioè, subito scintille, no? La sfida, figurarsi con lei, nasce subito una sfida. Allora Sacchetti la mette alla prova e le fa usare un sacchetto e le dice: mi indovini che profumo c'è dentro? La furbetta Paloma risponde subito: indovini. E il profumo è un poisson. Allora, io volevo chiederti, ma è vera la storia? Due cose. Uno, è vera la storia del fidanzato del poisson che svanì come profumo? E l'altra cosa, andando a visitare un deposito di questi Leo Shopper, la Paloma corre giù dalle scale, c'è una bella caduta, eccetera. Volevo chiederti allora se uno, se il fidanzato del poisson è veramente esistito, due, se la caduta c'è veramente stata anche in altri contesti. Allora, si vede che Bruno ce la sa, no? Che... Allora, il discorso del poison è riferito ad altro contesto, cioè il poison è un profumo che mi è rimasto impresso per un altro motivo che non c'entra niente con la storia di Paloma, quindi è messo lì non a caso ma non ha un riferimento diretto. Il fatto del fidanzato che evapora con il profumo è vera, ma è perché è la conferma di un detto che si dice non regali profumi alle persone amorose, perché poi insomma, in un caso è successo che è andata male, però proprio non so se è quello che poi ha confermato la regola di tutti, e però non c'entra comunque niente, cioè è vero. La caduta, allora, sulla caduta è una cosa interessante, perché ovviamente c'è il discorso effettivo del cadere fisicamente in un luogo, e questo ho visto che è usato anche, ho fatto caso recentemente al film quello delle 50 sfumature di vino, che è stato comunque, scrivere Paloma, io l'ho scritto prima di che uscisse il romanzo, la trilogia, cioè, è stato scritto prima, non c'è la data. Quando ho visto il film, una delle prime scene, la protagonista cadeva entrando nel... cadeva entrando nell'ufficio del protagonista maschile. E questa cosa c'è anche in Paloma, ma è una casualità. Non so quanto è casualità e quanto invece c'è dietro una lettura della costruzione delle trame su dei romanzi che fanno dell'introspezione femminile, perché magari invece c'è una regola che non conosciamo. Poi invece la caduta in senso più lato, ovvero quante volte sei caduta, nel senso che hai sbagliato, parliamo tutti i giorni un sacco di volte, un sacco di alzarsi, e quindi come sempre avere una forza. Poi di solito quando si cade, ci si rialza, mi hanno insegnato che sia un po' più alti di quello che si è aperto, quindi alti a livello ovviamente interiore, non fisicamente molto interno. No, voglio tranquillizzarli tutti, naturalmente, per dire che il romanzo di Paola, io non l'ho letto, non so anche il titolo, delle 50 sfumature di Paloma lì, fa per me, però devo dire che anche qui c'è un po' di piccante, cioè adesso, soprattutto il finale, adesso io non voglio svelare il finale, però nel finale c'è del piccante, c'è una trilogia anche della Paloma, però non diciamo altro per non svelare le cose. No. Volevo, prima di passare la parola a Mario che fa un altro romanzo, delle domande più serie delle mie, no, volevo leggervi una frase che secondo me probabilmente è la frase più bella del romanzo, però è un gusto personale, quindi ognuno poi dirà leggendo altre. Ed è quando a Paloma, che in redazione esce per un servizio, poi rientra e la sua collega, Elena Bianchi, non c'è una collega della Bianchi al giornale, la sua dice: guarda, ti ho dato questo regalo per te, lei apre ed è una rosa. Naturalmente non c'è scritto chi è, c'è solo per te, una frase, un bigliettino c'è
per te. Ma Paloma, che è una grafologa, da come è scritta la P, la T, eccetera, capisce chi è. Non ve lo dico. Però la frase sì. Allora, la frase è: la rosa era stupenda, anzi era una delle, era di una bellezza indescrivibile. Paloma pensò che fosse l'essenza della bellezza. Se ne stava nella confezione di acetato che le donava ancora più delicatezza e marcava ulteriormente la caducità del suo splendore, rendendola agli occhi di Paloma così perfetta e allo stesso tempo dannatamente fragile e inconsistente. Prima di toccare la sua rosa pensò a quanto senso fosse racchiuso in quella confezione regale, a quanto fosse diventato un gesto quasi banale donare un fiore, una rosa rossa, a quanta consuetudine insieme ed eccezionalità ci fosse anche in quel gesto. Contrasti, vedeva in ogni cosa i suoi contrasti, non riusciva a farne meno, si nutriva di quello. Ora, per me è una bellissima frase, un bel modo di raccontare, così capite anche lo stile, molto bello, no? Quello che poi narra dopo, se ricordo qui o da altre parti, se ricordo bene, è il nonno che coltivava le rose e portava sulla tomba della nonna. Anche questo, volevo chiederti se è un episodio vero. Allora, hai visto che uno quando legge le cose le legge con una sensibilità, un'attenzione pazzesca. Sì, quella, il riferimento al nonno, alle rose. Sì, è vero, il nonno che coltivava le rose faceva. Quello è vero, è preciso, preciso proprio. Non c'è nessun ritocco. Va bene, allora a Mario. A proposito di quanto dire un'unghia per la redazione del giornale, che si chiama La Provincia, la squilla di Conca. Quella non è vera. No, no, si chiama La Provincia. Quindi dubito che sia casuale. No, spiegami nel modo di lavorare che tu hai inventato, creato per la Roma nel tuo, in cui affronti le notizie, che cosa è uguale, che cosa no. Io spero che qualche differenza ci sia, perché Roma sul lavoro a me simpatici, non è perfetta, cioè scrive una notizia del direttore, scusa, quanto sei brava, il 15% di aumento di chiara, un po' solo, no, è divertente, magari. Potessimo avere una notizia così, per quanto lavoriamo a volte, ma quanto lavori così, quanto no, spiegaci come le vedi le fronti di questa notizia. Allora, la premessa è che nel libro ovviamente c'è una dose di spacciataggine che può anche irritare leggendo magari chi lavora, nel senso che sì, è proprio calcato al massimo, quindi ovvio, tante volte la cosa vera è che ci si mette sempre tutto quello che, o che si dà tutto quello che si ha da dare, sempre nel piccolo, nella notizia che può sembrare banale, in quella che invece ti fa pensare che poi quella avrà più spazio, quindi sarà ripresa per più giorni, quindi è più importante, quindi probabilmente verrà più letta, farà anche avrà più richiamo. E questa è la dose di verità. Poi il lavoro che ha inserito sono proprio tutte delle pennellate abbastanza sfuggenti. Negli episodi che racconto sono tutte delle rielaborazioni inventate, eccetto una, che invece quella era ovviamente un fatto di cronaca, che era quella del bambino di 6 anni, morto di tumore al cervello. Quello è un fatto invece descritto fedelmente rispetto alla realtà, che è successo un po' di anni fa, e ho voluto esprimere un po' tutto, tipo il turbamento, però proprio il dolore che mi ha portato a fare quel tipo di lavoro che non volevo fare in quel momento. Quindi quella è la verità, il fatto di volersi sottrarre a qualcosa di particolarmente impegnativo e doloroso, ma poi nel momento in cui è stato fatto si capisce che invece è servito a qualcosa, è servito sia a te che agli altri, questo è ancora rendere eccezionale la situazione. Questo è un passaggio che era colpito me, perché è particolarmente originale di questa, che chi sta scrivendo sa che è la persona che conosce i meccanismi, le persone. E forse a alcuni sembrerà strano,
siano anche queste situazioni difficilissime, dei legami che sono veramente particolari e molto diversi da quelli che si potrebbe pensare. Quindi il giornale in questi casi, che sembrano veramente spinosi, veramente sgradevoli da affrontare, invece diventa testimone, invece un giornale locale, diventa veramente testimone della comunità e riesce a raccontarne anche il dolore e le tragedie familiari, quelle più intime, cioè, che sono poi l'eccezionalità, ma ancora una volta nel quotidiano. Cioè, più che una domanda, è veramente una constatazione di come abbia apprezzato che hai dovuto mettere questa cosa nel tuo libro. Invece la domanda è un'altra ed è sulla tecnica che hai utilizzato per scriverlo, se ti è venuto di getto, se ci sei tornata sopra, se ci hai pensato, se come l'hai scritto in cantina, nel getto, e se ti era estate, in spiaggia, se ti sei isolato. Mi incuriosiscono molto queste cose, come il processo, come nasce la pagina. Allora, scrivo sempre molto di getto e l'ho letto poche volte, non ho cambiato quasi nulla, nel senso che non ho invertito, ho ampliato, ho diversificato, tolto, rimesso, ho solo fatto una correzione di quello che potevano essere magari delle cose molto bellissime. Perché sono sempre molto frettolosa, manca sempre il tempo e sembra sempre di perdere tempo, probabilmente è il mio difetto, no? La ricerca, muoviti, dai che il tempo ti passa e non te ne accorgi. Quindi la scrittura è sempre fatta abbastanza così. Quando scrivo, quando ho tempo, certe volte di sera, certe volte di mattina, non mi isolo, magari tante volte scrivo, interrompo, riprendo, magari c'è la televisione, i bambini, un po' quel che c'è attorno, magari invece in alcuni momenti riesco a essere un po' più tranquilla. Questo l'ho scritto proprio così, intanto andavo avanti un pochino, così magari pensavo adesso cosa gli faccio fare e poi alla fine ho preso la storia che poi c'è in mezzo, che adesso non mi sto a raccontare, non c'è un piccolo, non dico mistero da svelare, però una piccola indagine che la grafologa fa, quella mi ha richiesto forse un po' più di impegno, perché era più difficile da formare. Doveva comunque in qualche modo andare a parare, legare diverse figure senza creare delle contraddizioni, questa forse è un po' la difficoltà. Poi, secondo me si legge anche in fretta perché è asciutto, non mi piace perdere tempo in descrizioni troppo dettagliate, mi annoio, quindi voglio arrivare un po' sempre alla fine, magari trascuro dei particolari che invece qualcuno potrebbe amare, ecco. Però quello che ho sempre cercato di fare, ma cerco di farlo sempre anche quando scrivo non racconti o quando scrivo anche per giornale, è quello di cercare di mettere sempre in risalto l'umanità. E questo può restare il pianto delle debolezze, perché poi alla fine nel momento in cui togliamo la maschera e ci mettiamo un po' lì proprio umani, tante volte si vedono anche le cose che non vanno, però senza, e si sbaglia magari di più, però senza umanità diventa un mondo proprio un po' più brutto. No, io volevo coinvolgere il marito, vero? E Salvatore. E tornando sul dipinto, perché lei la signora. Paola, no, Bruno ha detto che c'è, io non ho letto il libro, una parte piccante così. Vorrei tornare proprio su questa cosa, no? Qui l'ambiente è evidente, insomma. Assolutamente. E vorrei che tu ci spiegassi un po' chi è quel tartarugone là. Io? Quello è una sorta di autoritratto di famiglia. Esatto, io l'avevo intuito, però.
Allora, quando ci siamo sposati, Paola aveva esattamente la metà dei miei anni e mi sembrava giusto mettere un longevo della peggior specie, cioè tanta rumore, vicino a una giovane signora, in quel momento signora, prima signorina, che comunque si era adattata, diciamo, a stare. No, ecco, no, voglio dire che il tuo dipinto chiaramente si vede che è proprio quello che più rispecchia il tema, insomma, no? Sì, vuoi, sì, sì, l'hai, sì, fatto per il te, per il libro? No, è molto antecedente al libro. Però ci entra benissimo. Diciamo che l'ho scelto fra gli altri, perché, come spiegavo nella piccola presentazione che vi ho inviato, c'è la quotidianità che è la vita insieme, ma anche l'eccezionalità di una vita, vite così distanti. Non è tanto una quotidianità, è un'eccezionalità, perché l'ambiente è elegante, è fascinoso, la situazione è quantomeno intrigante, è strana, insomma, no? Proprio per quello che gli detto. Insomma, anche la tartaruga è simbolicamente, appunto, la tartaruga è proprio, no? Perché magari rappresenta anche l'età, probabilmente, no? soprattutto l'età, ma non si arrende, no, è dura, è vitale, guarda lì se è vitale, a dispetto dell'ingiuria del tempo, che non ti tocca, no, per il momento ti resti, siamo al mattino presto, quando ci sono un po' di... Ha detto la stessa domanda che rifava Mascolo, tu cosa vedi in quel quadro? Ma allora, il tema era la quotidianità e quella è la mia quotidianità. Beh, no, sempre così sei. Però allora lì è lo stato di un bacio, quindi un bacio lo do tutti i giorni, la quotidianità c'è tutti i giorni. No, non mi convinci, guarda, quella è l'eccezionalità. No, è l'eccezionalità, ma è la quotidianità. No, per voi siete riusciti a vivere e quindi tra l'altro siamo una quotidianità interessante. Tra l'altro quel quadro è stato fatto nel 2007, Paloma l'ho scritto, finito di scrivere settembre 2012, quindi è stata un po' anche questa una coincidenza, il fatto che ci sia stata questa opportunità. E ovviamente sono messi che poi si trovano, ma anche grazie a degli spunti che vengono dati, come quello di riflettere su, vediamo, allora c'è una storia nel romanzo, c'è un racconto, c'è anche un racconto giocoso, ma in questo racconto giocoso ci sono tanti spunti per riflettere anche su come quotidianità, quindi non solo nella storia di Paloma. Visto che l'arte ci porta sul sesso, volevo dire, nel libro non c'è, io lo dicevo che c'è, però non volevo andare nei dettagli, infatti non vado, però nel libro non c'è solo appunto l'aspetto dell'erotismo, il trattato con un mondo grande, però c'è un'altra cosa, cioè una cosa che è il cibo, un altro nutrimento del corpo e dell'anima. E qui lo dico perché la Paola ha detto, dai, fammi questa domanda. perché è vero, cioè, allora, lei dice, io non amo le descrizioni, non amo le lunghe, cioè, allora, l'unica descrizione precisa al dettaglio che c'è in tutto il romanzo è sulla cena con Sacchetti, cioè una cena quanta durata, è una cosa incredibile, questa mangia, continuamente un sacco di cose. Fare le cose, non so. Allora, è assolutamente reale. Esatto. Allora, uno dice, intanto, vabbè, ma era il caso di star lì a soffermarsi su tutto, stavo storto. Veramente, una cena rinunciato per me. Una cena incredibile. E poi il bello, che secondo me lì ecco, lì scopri che l'arte è comunque finzione, no? Perché la letteratura, cioè, non è mica cronaca, c'è, cioè, quindi un po' di finzione. Cioè, dopo tutta quella magnata lì, secondo me siete così belli allegri, riuscite saltellando. Non so, ma scusa, cioè,
uno lo abbiamo già visitato. Non è troppo fatica, ma lì c'è la Roma. No, dai, allora sul cibo e sulle cose. Non fare i personaggi, raccontaci questa passione delle cose, del cibo. Allora, è vero, il racconto sia della cena con Sacchetti, ma anche di un'altra cena con Sacchetti, è sempre una più tarda sul vino e l'altra più articolata sul cibo. Perché? Allora, innanzitutto perché quando racconto di cibo mi piace, cioè, quindi mi diverte nello scriverlo, mi diverte mangiare, mi diverte scrivere di mangiare e mi diverte anche far da mangiare. Probabilmente è qualcosa che ho nel DNA, visto che comunque dalla mia famiglia il primo input importante è stato quello di soffermarmi sul cibo. Quando eravamo piccoli, miei fratelli venivamo messi alla prova da mio papà su chi sceglieva il frutto migliore, che non era quello più bello ma era quello più buono, e qui c'è tutto un ambito che si diceva bene. Quindi non è l'esteriorità che ti dà l'essenza delle cose, no? Tu sei stata capace di vedere oltre il fatto che quella mela era bella, e sei stata capace di capire che era anche buona, un po' quello che poi traslato succede anche tutti i giorni, non nel scegliere al mercato la frutta, ma nel considerare, nel riuscire a capire le persone che abbiamo davanti fuori dall'esteriorità. E quindi questo tipo è un po' un parallelo. Poi che sia anche quello casuale nell'anno di Expo, che si parla di cibo, ma quello, ripeto, è un po' un'opportunità che si è creata senza volerlo, ovviamente. E poi il discorso delle cozze, quello è vero, cioè io mangio pentole di cozze, se non le si cuoce da forno mangio proprio. Quello è un dettaglio reale, per quanto possa essere così, mi fa sorridere, ma è vero. Senza arrivare a cocco, di come sei arrivata che poi dal finale rivela da chi vuole di più. Quindi riafferma qualcosa della scrittura. Ci puoi raccontare qualcosa di te? Allora, nel finale si spiega un pochino il titolo, che però vabbè. La storia porta a arrivare alla parola finale, che è quella stessa iniziale del libro. E questo è un po' un giochino, per quanto appunto un giochino simpatico, di un cerchio che si chiude molto semplicemente. Poi il fatto di scrivere Paloma, perché la protagonista scrive.